Bentornati su Bravely Default. Dobbiamo andare a fare una subquest, quindi direi subito di andare a quel punto di... esclamativo, non di domanda, scusate. Punto esclamativo blu. Queste prossime due parti, probabilmente, perché questa subquest è abbastanza lunga, saranno di appunto subquest. Inoltre, in alcuni punti del gioco si possono trovare degli oggetti, ad esempio gran pozione. Della città soprattutto. Ok, entriamo qua dentro. Appena riesco. Ah, good day! I believe this is our first meeting, yes? Erutis Profiteer, chairman of the Camel and Profiteer Merchantry at your service. How kind of you to pay me this visit. Now, what is it you are needing today? We are the only purveyor of water licensed by the king himself, and we take pride in our product. No effort is spared in providing the cleanest, freshest water possible. The results are clear. Water humor, yes? Ah, but I have lost the time again. I have appointments waiting, my friends. Let us speak again soon. Guard! Our honored guests are leaving. See they are seen out. Have a refreshing day! Diciamo che non ci vuole tra i piedi. Beviamo un po' d'acqua, no? Feeling parched. Can we stop for a drink of water? You, stop! This well is property of the Cameron Profiteur Merchantry. Unauthorized withdrawals are strictly prohibited. Withdrawals? There are people out here going thirsty! No! There are peasants going thirsty. If you want a free drink so badly, go join the other rabble at the Oasis. Sai che ti dico? Brutto... strano tizio con una scimitarra che sicuramente non sia un bandito. Ci vado all'oasi per rinfrescarmi un po' le idee. Buzzurro. Ok, come vedete dalla mappa si può andare sia al tempio, sia al punto esclamativo. Ah, perfetto. Vai, voglio sbloccare acqua, possibilmente. Ok. Dicevo, si può andare sia al tempio giù per proseguire la storia principale, sia qui. E io ovviamente devo ancora vedere le vostre dannatissime inviazioni di cose, perché io sto registrando tutto quanto molto in anticipo perché non ho tempo. In quest'ultimo periodo devo fare un sacco di cose e quindi mi conviene registrare quando ho tempo libero. Fortuna che riesco a farlo. Modifichiamo dunque gli attacchi speciali. Adesso ti rimetto il fuoco perché ci stai pure abbastanza bene. Non ho sbloccato altro di cura, vero? C'ho cura tenebra, ma preferisco cura veleno. Attaccante così, ti metto fuoco. Vabbè, per adesso metto tutti quanti fuoco, poi appena posso metto acqua. Ti rimetto fuoco e bestia. Anzi, ti metto acqua e bestia dopo te e ti metto fuoco. Ok, dopo vediamo un po' com'è. Praticamente gli elementi danno una caratteristica elementale al vostro attacco speciale, insomma. Oasi. Help someone. What's wrong? Thieves. I've been robbed. What? They took my water. My pack, even the camel I rode in on. They took everything. That man from the merchantry didn't say anything about this. He told me to come here, said it was safe. How am I supposed to survive if I have to risk my life every time I need water? Try to stay calm. Do you know where these thieves are now? They're right behind you! Let's see. 2, 4, 6... Maybe 40 in all? That's quite the little band they've assembled.
We'll take care of this, sir. You go ahead. Get out of here. Hey, just what are you doing? Letting a good mark go? Our good mark, mind. We couldn't stand to watch you cowards just do as you pleased. You have to stop this. Drop everything you've stolen and leave this place at once. What's this then? Who are they? I've got no word of this lot. Leave it out, it's too hot for this. Change of plans, boys. We're done here. Wait! Leave the goods you stole! Not familiar with how thieving works, then? I'm cross enough already. And to heck with this thirst! The needles in my throat are driving me mad! I need a drink. This anger won't leave me till this thirst has. We're out, boys! Hey! I said wait! Stop, Diz. I feel the same, but they're too many. We can't take them head on. Andiamo dunque verso quell'altro punto esclamativo e ricordatevi la posizione di questi cosi, già l'ho detto. Ok, perché serviranno per una certa subquest. Ma scusate un secondo, eh? Perché... Ah, ok, ci sta. Ok, no, pensavo di non aver fatto niente. Pensavo di avere almeno 100% la possibilità di incontri. Entriamo in questa grotta. Siamo nelle rovine di Harena. Qui si combatteva, vero? Infatti noi ci combatteremo. Perfetto, siamo qui nelle rovine di Harena. Attenzione, i nemici sono diversi da come li avete affrontati fino adesso. Adesso comincia la vera parte più complessa, è caduto qualcosa dal piano di sopra del gioco. E per questo video taglierò poche volte, perché devo spiegare alcune cose. E innanzitutto questi non sono Kate's Eat, quelli sono Kate giganti. Non ricordo quando sono deboli, dovrebbero essere deboli comunque a vento e a luce. Quindi vai Ringabel. No, che diamine ce l'ha? Agnes ce l'ha? Ok, esaminiamo. E... ci vogliono usare mutismo, fortunatamente ho una cappa bianca. Sono debole ad acqua, no? Sbagliavo infatti. Perfetto, allora Tiz, tutto tuo. Blizzard, Blizzard. Agnes, difenditi perché non devi attaccare. Tu attacca il kite. E tu vai. Attacca il kite e basta. Vai. Anzi no, una cosa. Se notate, ad esempio Ringabel, che ha tutte quante le cose sbloccate della classe, può fare di tutto, come vedete. Può usare drago celato, può usare carica di energia, può usare punto di pressione, può usare estro uc immort. Un potere d'attacco che sacrifica i tuoi HP. Cosa fa? Riduce il tuo HP a 1 e converti gli HP sacrificati in danno inferto a un singolo nemico. È molto buona come mossa, soprattutto se avete più HP. Tipo se ne avete 999, se avete il massimo di HP, farete 99998. 9998 di danno. Punto di pressione è una fantastica mossa, ma davvero tanto. Penso di usare direttamente punto di pressione. E vai. Vediamo un po' come funziona la cosa. Punto di pressione toglie tantissimo. Loro possono inoltre utilizzare pagamento critico. Pagamento critico aumenta il crit ratio del nemico, insomma. Grazie idea. Doppio critico. Difenditi, non voglio sprecare punti. Vai con un altro punto di pressione. Potete usare al massimo 2 punti di pressione e consumando tutti quanti le vostre cose. Penso di fare così, vai. Punto di pressione 319, 304. Toglie un casino, come ho appena detto. Ok. Inoltre potete utilizzare più magie. Questo ve lo spiego in un'altra battaglia che entriamo, perché ogni volta che ci sarà una battaglia ve lo spiegherò di che mi conviene. Se il video è abbastanza scuro è così apposta. Non pensate che abbia che il video sia scuro per così, insomma. Quindi sono serpenti velenosi, sono deboli ad acqua, vero? Sì, me lo ricordavo già. Infinity Ringabel, vai un'altra volta con punto di pressione. Che dovevo dire? Le magie, e via, difenditi. Le magie di Tiz, ad esempio.
Noi non abbiamo nessuna magia che sia oltre il livello 1. Se avessimo tuttavia delle magie superiori, non potremmo utilizzarle a meno che non abbiamo magia nera 2, che è un'abilità che si sblocca andando avanti con la classe del mago nero. Io adesso potrei utilizzarle perché ho fatto la B-Link con Alfred, se non sbaglio. Sì. Via. Questo è velocizzo perché già l'ho combattuto, insomma, già ho affrontato questi... Già l'ho affrontati? Antidoto, perfetto, lo potrei usare subito. Però non lo userò, voglio usare la magia di Agnes. Energia. Antiveleno. Fortuna che all'inizio gioco avete tanti MP rispetto a quelli che potete utilizzare, quindi state abbastanza freschi. Però attenzione perché non è sempre così. Alla fine del gioco tipo vi troverete con pochi, e quando dico pochi intendo pochi MP. Soprattutto se utilizzate magie potenti come, non lo so, Blizzaga, ho fatto un esempio. Tu mi sblocchi Lampo, vero? Lampo, se non erro... Un attimo, mi serve acqua e fuoco a me, ok, no. Questa è la prossima cosa che devo prendere. Ok. E adesso modifico quello che ho detto. Adesso Tiz lo lascio com'è. A Ringabel, dello speciale intendevo, eh. A Ringabel gli metto acqua, perché mi sembra che adesso sia più utile acqua. E a Idia gli metto nel pugnale acqua e nella katana fuoco. Anzi no, al contrario, il contrario. Ok, perfetto, abbiamo fatto. Oh! Ecco. Quella era una trappola. Ciò che l'occhio non vede, il cuore non duole. Ma cosa? I miei occhi non riesco a vedere. Gas tenebra? Da dove arriva? Fare attenzione, è senz'altro una trappola. E ci impedisce di mirare. Non possiamo combattere con il Brave alla cieca. Non mi va di mancare il bersaglio, di restare inerme e ad attendere il loro scudere di turno, insomma. Eppure, anche da cieco riesco ancora a leggere il cuore di una donna come se fosse un libro aperto. E ciò che conta davvero non richiede occhi per essere visto. Ah? Ah, Ringabel, smettila di blaterare le tue sciocchezze da 4 soldi e... Smettila di blaterare le tue sciocchezze da 4 soldi e barra dove metti i piedi. Anche quando ci vedi hai la vista annebbiata dalle tue fanfaronate. Ah! Ehi, Edia, smettila di pestarmi... Ai, ora basta, dov'è il mio collirio? Ok, si può usare il collirio, appunto. Ciondolo stellare. Siamo tutti ciechi. Per i maghi non è un grande problema, ma per gli altri due lo è. Perché ricordo che i maghi attaccano sempre, anche se sono in tenebra. Quindi vai Agnes e curali con Lux. E curo anche noi due, comunque. Ok, adesso una piccola cosa. Credo raggiungendo il livello 4 o il livello 5 del tutto fare, si sblocca una certa abilità di supporto. Scusami Agnes. No, non posso. Ok, per forza lui. Ossia, Ricognitore schiva le trappole. Venite a colpire delle trappole? Non venite più a colpire delle trappole. Vai con bacchetta divina. Mi spiace per Agnes, ma per adesso la magia... Guardate adesso. Siamo dentro e non mi fa niente. Dicevo, che stavo dicendo? Mio Dio. La difesa magica adesso non serve molto, perché tutti quanti i nemici attaccano in modo fisico, insomma. Vai con Blizzard. Anzi, facciamo su tutti i Blizzard. Difesa. Punto di pressione, punto di pressione. E Dia, vai con pestata su questo serpente. Vai. Oh, oh. Blizzard. Aia. Ok, Agnes. Niente. E Dia all out. Spero di riuscire ad ammazzarlo. Vai. Pagamento critico. Mi fa poco. E l'ho mutato. Non che mi serva tanto, ma provo ad attaccarlo tanto per. E vitamina su Ringabel, vai. Tanto non voglio. Posso anche usare Blizzard, dai, usiamola. Vai. E muori. Stupido. Ringabel, vai un'altra volta con la tua tecnica punto di pressione, perché punto di pressione è buonissima come attacco. Non penso di utilizzarlo contro il boss, perché sarebbe un po' cittare. Ah, eccola qua, abbiamo sbloccato due mani per Idia. Punto di pressione, no, penso di utilizzarlo. Userò tutti i mezzi possibili, perché stando difficile è più difficile il gioco. Sono sceso di nuovo. Scusatemi, sono pirla.
E da adesso in poi, se non trovo nemici nuovi, taglio le battaglie. Dovrebbe esserci un altro tipo di nemico qui e basta. E poi sì, si continua. Io ho il ricognitore, quindi non verrò a cercare dalle otte, fortunatamente, dalle trappole, fortunatamente. Magia mutismo, aggiornati street pass lo faremo dopo. Ebbene, si prosegue verso la fine delle rovine di Harina. Nella battaglia precedente, Tiz ha preso... abilità, scusate. Dov'è? Eccola qua. Dov'è, dannazione? Non è questa, scusate, classe, devo vedere. Ok, perfetto, qua. Ha preso Magenera 2 da solo, quindi posso anche staccarlo con da Alfred per Magenera 2, insomma. Però non abbiamo nessun attacco di magia nera 2, quindi è inutile farlo. E siamo avvelenati. Porca miseria. Agnes. Solo su Ringabel. Su Edia. Su tutti. Antiveleno. Ok. Devo conservare un po' di HP, di MP di Agnes, perché non voglio perdere HP. Qua non importa perché sono... Ho ottenuto un PG. Questa era una trappola bella e buona, vero? Qua vi mettono una cassa. Qui c'è una trappola. Fortunatamente un ricognitore. Ma sì, è una bastardata bella e buona. Scusate, volevo dire, si continuano le rovine di Hera prima. Perché, beh, siamo al primo piano, dannazione. Cioè, piano sotterraneo adesso. Ok, occhio che qua ci sono tanti tesori. Quando dico tanti tesori vuol dire tanti tesori. E anche tante trappole, se è per questo. Quindi attenzione. Un po' mi dispiace tagliare tutte quante le battaglie che ci sono qui. Infatti, come vedete, sto salendo di livello anche. Ma l'unica cosa che posso fare è proprio questa. Perché sennò i video potrebbero venire lunghi, tipo non so quanto. Ah, eccolo qua, il cappello rosso. E il prossimo è abito di iridescente, che tipo non l'ho sbloccato nel mio file originale dopo tipo metà del gioco. Quindi non serve tanto. Per me almeno. Perché poi ci sono delle armature migliori. A questo punto direi che possiamo andare con... Nah, le armi adesso non mi va di farle. Preferisco migliorare il negozio di oggetti. Vai. Ora, non scendo più. Devo continuare a trovare tesori perché qua ce ne sono tanti, come ho già detto. E qui c'è un nuovo nemico, quindi non devo tagliare. Che bello! Ecco qui il verme delle sabbie. È possibile trovarlo anche all'esterno. Ora, il verme delle sabbie ha un dannatissimo non so quanto di vita. E i suoi attacchi sono molto potenti. Prestate molta cautela al verme delle sabbie. Infatti adesso vado subito con punto di pressione sul verme, perché non ce la faccio. È un verme. Anche Edia, devo usare colpo potente, deve morire subito. È molto pericoloso. Punto. Punto. Vedete quanto fa? Inoltre da tenebra. È una cosa odiosa, ma tanto. Vedete? Tutti quanti. Ci ha annebbiato tutti quanti. Adesso per forza fare così. E Agnes deve curare tutti quanti. Vai con energia. E basta, puoi anche terminare. Questa è la tecnica che vi consiglio contro il verme delle sabbie. Attenzione! Prestate molta cautela. E... Ma perché non l'ho ammazzato? Muore adesso? Ah, 10. Devo aspettare. Ok. Ringabel è quello della tenebra? Come ho fatto? Avrà un'abilità? Boh, non lo so. Attacca. Ok. Mio Dio, il verme delle sabbie è uno dei... Da più esperienza degli altri nemici. Ma è più difficile da sconfiggere. Quindi attenzione, ripeto. Molletta. A proposito, io avevo degli equipaggiamenti diversi, giusto? Vediamo se... Ok. Adesso è meglio con i stenocami perché ho messo a due mani. L'abilità a due mani. E vediamo un po', molletta annulla il sonno, ciondolo stellare annulla il veleno. Penso che non serva per adesso, sapete? È vero, Ringabel non può essere tenebrato, ho fatto bene a dargli quello strumento allora. Certo che però dire tenebrato è una cosa abbastanza brutta. Ringabel non può essere appunto messo in tenebra e Agnes non può perché c'è il guarigione, quindi non può. Adesso devo per forza rifare così. E Lux. Tanto torno indietro prima di andare a affrontare il boss. Uso una telelite e poi uso il trucchetto del togliamo i nemici, arriviamo dal punto di salvataggio. Qui c'erano 1500 PG, quindi per stavolta era una cosa abbastanza conveniente. Il boss ho già detto che lo affronterò nella prossima parte, perché
è abbastanza logorante sconfiggere il boss di quest'area. Comunque i Kait hanno tanta difesa magica, per questo gli faccio poco con i miei attacchi magici, Blizzard, eccetera. A questo punto cosa vi posso dire? Utilizzare attacchi fisici? E inoltre qua ci sono miliardi di trappole. Non fidatevi di niente in questo piano. Ripeto, vigilanza costante, attenzione a tutto. Ci sono un'infinità di trappole, quando dico un'infinità non scherzo. Adesso, se non erro, qui c'era un passaggio segreto. Ok, me lo ricordavo. Che conduce a questa cassa che contiene un coltello da ladro. Fidatevi, tenetelo. Tenetelo, tenetelo. Soprattutto se tra poco farete una certa cosa che farò io. Che appunto però vedremo dopo. Ah, siamo avvelenati, giusto. Vedremo appunto dopo aver fatto tutto quanto. E Agnes, ti prego, curati. Cura Ringabel e antivelenalo. Tanto tra poco, ho già detto, ritorno su, perché non ce la faccio ad affrontare tutti questi nemici. Ma quella cassa è nascosta, ma prendetela, serve. E quando dico che serve, serve tanto. Qui c'è un etere, recupera MP. È una pozione di recupera MP, insomma. E adesso non so più che dire. Cioè, siamo arrivati verso la fine. Un'altra cassa blu che non possiamo aprire, ovviamente, perché è una cassa blu e quindi non possiamo aprirla. E adesso arriva il tumulto. Vedete tutti questi trappolozzi? Bene. Queste trappole sono difficili da schivare, ma tanto difficili da schivare. Stiamo ottenendo un po' di... un bel po' di equipaggiamenti, di oggetti di equipaggiamento dei ladri, Ma penso che sicuramente non otterremo nessuna classe che implichi l'utilizzo di Kotal robe, insomma. Qui c'è un arco di ferro. Gli archi. Dannazione, gli archi. Gli archi sono le armi che preferisco di questo gioco. Non servono a nessuno per adesso, e Edia è mutata. Ma... mio Dio quanto amo gli archi di questo gioco. Hanno tantissima mira, tanta. Che anche se siete tenebrati, comunque riuscite a colpire un nemico, insomma. Ed è una cosa molto buona. Gli archi sono alcune delle mie armi preferite. Non solo di questo gioco, ma prediligo gli archi, perché io sono una persona che se deve giocare a qualunque gioco di strategia, GDR, qualcosa, MMORPG, qualunque genere, RPG soprattutto, sceglie l'attaccante a distanza. Mago o arciere che sia, se è possibile sceglierlo, insomma. E... ah, oh mio Dio, Idia, quanto stai messa male qui. Cioè, non solo mutata, ma anche avvelenata. Ok, siamo arrivati. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso, dovrei avere un bel po' di PG. E io devo comprare i cappelli. Ho sbagliato, quelli sono gli oggetti, scusate. Equipaggiamenti. Devo comprare appunto il cappello rosso. Il cappello rosso aumenta forza e agilità. Meglio di questo non c'è niente. Guardate inoltre quanto aumenta la difesa. La difesa, gli HP, l'attacco anche aumenta. Non mi chiedete il motivo, ma aumenta tanto. E costa 1000. Io li compro tutti e tre subito. Lo so che forse è uno spreco, però servono. E armatura di bronzo non serve a nessuno? Edia serve? Ce l'ho i soldi? Ce l'ho! E questi qua non servono assolutamente a nulla. Quindi, un attimo che mi preparo l'equipaggiamento e poi preparo la fine della parte, insomma. Quindi, equipaggiamo. Ok. No, tu c'hai l'armatura di cuoio, no, tu devi avere l'armatura di bronzo. Come stai messo in difesa fisica? 30, 30, 30. Non aumenta questo l'attacco, vero? Ok, allora la lascio a Egia. Ci sono cani in bacchetta. Cioè, tra cappello rosso ce l'hanno tutti quanti. Il cappello di Merlino lo posso vendere adesso. I cappelli non li tengo mai. Vendi lo spadone, sì, li posso vendere. La lancia, ne vendo una. Bastone, ne ho 4, sì, lo vendo. Tritamago lo tengo, anche l'arco di ferro. Tutte le cose che prendo, che potrebbero servirmi più in là, le tengo, insomma. Armatura di cuoio, una la posso vendere. Tunica di canapa. Questo. E il resto lo tengo perché mi può servire. Quindi, nella prossima parte di Bravely Default. Io, un secondo che Norendi ha fatto qualcosa. Gran pozione, perfetto, possiamo acquistarla adesso. E adesso andiamo su... sto pensando un attimo, L'abito iridescente non mi serve.
Lampo mi serve più là nel gioco, quindi lo prendo adesso per evitare disguidi. Adesso aggiornerò davvero no render, eccetera, eccetera, perché preferisco farlo. E c'è una... Non voglio assolutamente affrontare queste nemesi. C'è una nemesi però che devo affrontare. Non è Belphegor. Però la proteggo. Sì. Perché voglio provare a sfidarla appena raggiungo il livello 20.000. Ci vediamo dunque nella prossima parte di Bravely Default. Ciao!